ha un senso politico, cioè ci spinge a un'imitazione positiva, il brutto no. Quindi ha una sua dimensione anche etica, l'estetica, ha una forte dimensione estetica, etica l'estetica. Ma con la cosa ancora più grande che noi il primo giudizio del mondo lo diamo in termini estetici, non etici, perché noi quando apriamo gli occhi mi piace, non mi piace. Poi subentra una riflessione buono, cattivo, ma ci vuole già una riflessione filosofica. Diciamo. Ma il primo impatto quando apriamo gli occhi del mondo è mi piace, bello, brutto, poi subentra il giudizio, mi piace, non mi piace. Ma è quello. Se l'arte si nega di occuparsi di estetica, che è la ragione di esistere dell'arte, perché se volessi fare sociologia ci sarebbe la sociologia, scrivimi un saggio sui migranti, non mettermi. Se si nega il rapporto con l'estetica è finita, perché l'arte vera è quella che attraverso la forma ci dice cose del mondo. Se ce lo dicesse forma e contenuto, solo attraverso il contenuto sarebbe un'altra cosa, sarebbe scrivere un libro, fare un saggio, che te ne so fare. Ma la forma è la cosa principale. Negare questa cosa vuol dire negarsi una possibilità di vita, una possibilità che il mondo migliori, di farci vedere cose belle. E allora, come dire, la mia reazione, così molto divertita, divertente, è ovviamente, secondo me, del tutto umana. E qui chiudo. Grazie. Chiudo dicendo una cosa terribile, perché io penso che l'arte l'abbia proprio totalmente negata l'estetica. Nessun artista ormai riesce più a fare un tratto di un viso, di un volto, quindi io penso che ormai questa sia totalmente una battaglia persa. Questo è la mia opinione. Grazie a tutti di essere venuti. Grazie Stefano Monti, grazie Antonio Crespi, grazie a voi. Lunedì avremo Maraniello, il presidente dell'Associazione dei Musei di Arte Contemporanea, per l'altro ciclo Director's Cut, e martedì avremo invece Bonanni e Risaliti. Quindi vi aspetto anche la prossima settimana. Grazie a tutti.